Buongiorno ragazzi, mi raccomando, continuiamo con le iscrizioni, è tutto gratis, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, fate iscrivere i vostri amici interisti al canale degli esonerati, condividete il link del canale sui vostri gruppi WhatsApp, Telegram e Facebook e via discorrendo. Allora, è inutile scappare, io non scappo mai. Ho tanti difetti, ma non scappo. Su questo canale è da un anno andiamo dicendo che anche il Milan sarà arabo. La Repubblica tira fuori questa bomba di pif che già è strano il fatto che se ne parli così tanto, no? Per come si muovono gli arabi. Comunque, la Repubblica tira fuori questa bomba di pif, non scappo. In settimana mi avete scritto in tantissimi, Giuse, ma che beffa, Pif prende il Milan. Io ho solamente risposto, ragazzi, noi è un anno che diciamo che anche il Milan sarà arabo, ma secondo noi non ora, anzi secondo me, prendo io la responsabilità, secondo me non ora e nemmeno saranno i sauditi, perché ormai Bahrain, Qatar, Emirati Arabi, li chiamano tutti i sauditi, che sono quelli che hanno più soldi, stanno investendo di più nel calcio e quindi ormai per loro tutti sono sauditi, come qualcuno chiama Invescorp e Qatarioti. Invescorp fa parte del Bahrain, non fa parte del Qatar. Bisognerebbe saperle queste cose. Come ad oggi non c'è nessun passaggio di quote all'Inter, non c'è nessun passaggio di azioni. L'Inter ad oggi è totalmente cinese, è ancora sotto la guida cinese. Punto. Quindi stamattina il Sole 24 Ore, valutate voi l'importanza del giornale, distrugge e smonta tutto quello che sta scrivendo Repubblica da circa una settimana, ovvero sia capitolo Milan. Voglio leggere il giornale anch'io, ragazzi, fatemi sentire un po' famoso anche a me. Capitolo Milan. Capitolo Roma, secondo loro parla anche della Roma. Capitolo Milan, sul fronte rossonero le indiscrezioni su possibili cessioni del club non trovano assolutissimamente conferme. Il lavoro sul nuovo stadio e la blindatura del terzo posto per tornare subito in Champions restano le assolute priorità del management e della proprietà rossonera. L'attenzione all'equilibrio dei conti anche in ossequio al patto con l'UEFA con il ritorno all'utile realizzato nel 2023 non calerà. Gerry Cardinale da alcuni mesi sta però lavorando per trovare soluzioni convenienti a rimborsare il debito contratto con Elliot. Lo sappiamo tutti che sta cercando i soldi per rimborsare Elliot. Non c'è un'urgenza particolare visto che la scadenza è fissata nel 2025, mentre chi ha urgenza di vendere siamo noi, non è il Milan. È che Redbird, attraverso vari fondi che operano Transport ed Entertainment, gestisce oggi asset per circa 8 miliardi di euro. Nelle scorse settimane, Cardinale, segui cosa scrive il Sole 24 Ore. Nelle scorse settimane, Cardinale è stato nel Golfo dove ha incontrato diversi investitori arabi interessati a partecipare ai vari business imbastiti dai suoi fondi. In quest'ottica sono aperte discussioni su possibili investimenti anche nel Milan. Nelle scorse settimane Cardinale è stato nel Golfo dove ha incontrato diversi investitori arabi interessati a partecipare ai vari business imbastiti dai suoi fondi. Quindi, secondo me, Repubblica ha fatto di tutto nel buon fascio. Milan a pif, paf e puff. Poi, se ci fate caso, questo canale ormai da circa un anno parla molto più di calcio perché, secondo me, se ne è parlato anche troppo di questa storia qua. Stiamo tutti aspettando, anzi noi ora a breve faremo anche una live su Oaktree a fine mese, inizio febbraio, faremo l'ultima live definitiva su Oaktree dove abbiamo scoperto delle cose molto ma molto interessanti e io questo lo dico da prima che uscisse l'articolo di Panorama. È tutto agli atti, ma di cosa stai ragionando? Calma, 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 calma. A chi si deve credere ora? Calmo, calmo, calmo. Guardiamo l'Inter che sta giocando bene, si sta andando bene. Ora in Napoli, tre pere, piglia i soldi e torna a casa. Sento parlare di Muriel, ragazzi, ma non scherziamo.
Allora qui forse non ci siamo capiti, no? Cioè, c'è già stato l'errore Arnautovic, ora si piglia anche Muriel che ha 20 minuti nelle gambe e si è in forma. Ragazzi, non scherziamo con questo Muriel, ma di cosa stai ragionando? Ma quale Muriel? Ma riprendi Pio Esposito più volentieri. Ma quale Muriel, ragazzi? Ma siamo matti? Ma rimaniamo così se devi prendere Muriel? Ieri ho visto la partita di quella squadra lì che c'ha quelle maglie rosse attaccate in nero lì. Quella è una squadra imbarazzante. L'Udinese, io guarda, stavo guardando la partita con mio fratello ieri sera, che lo sapete che purtroppo ognuno ha le sue in famiglia, è milanista. Quando l'Udinese ha sbagliato il 3-1, si sono mangiati 4 volte il 3-1. Io ho detto a mio fratello, questa partita la vincete. Mio fratello mi guarda e mi fa: ma mancano 15 minuti, questa partita la vinci. Gli ho detto: va, stai a vedere com'è bastardo il calcio. Si sono mangiati quelli dell'Udinese 4 volte il 3-1, 4, e hanno perso. Okafor, ma il Milan è una squadraccia, che il Milan, se vuole risolvere la partita, deve andare sempre sulla sinistra dai Ricciolino, da Leao, che gli spacca le difese in due. Ma è una squadra monotematica, è una squadra che non fa paura a nessuno. Questi a malapena si qualificheranno in Champions League quest'anno. Ma di cosa stai ragionando? Per quello riguarda Magnan, che schifo, nel 2024 ancora i cori razzisti, ragazzi. Ma che paese di merda siamo diventati? Nel 2024 ancora i cori razzisti. Ma che è sto schifo? Ma poi i tifosi che fanno i cori razzisti alle altre squadre quando nella propria squadra ci sono giocatori di colore. Oh ragazzi, ma sei normali voi o no? Ma ancora i cori razzisti? Ma che è sto schifo? Già c'è la Juve che ha rovinato tutta l'immagine del calciomercato. Se fate anche i cori razzisti, dove si va a finire qui? Chi lo segue poi questo campionato? Che bell'altro, Agnelli, rifiutata, condannato anche Agnelli, rifiutato. 10 mesi, si voleva far togliere 10 mesi di condanna, 10 mesi di condanna anche ad Agnelli. Sono tanto sempre loro. Ma i cori razzisti, però io... Al signor D'Artagnan Magnan vorrei dire una cosa: io ti sono vicino per quello che è successo ieri sera, perché è uno schifo, anche se sono un tifoso dell'Inter. Però quando nel pullman cantavate Çalhanoğlu figlio di puntolini puntolini, perché non ti sei dissociato, Magnan così, D'Artagnan, ciao Inter.